Mattarella, ineludibile una riforma dei trattati europei. Arrestato il boss Bottari, si nascondeva in un bunker vicino Reggio Calabria. I giovani saranno autonomi solo a 40 anni. È necessario rilanciare la sfida per la riforma dei trattati europei perché oggi, come 60 anni fa, abbiamo bisogno dell'Europa unita. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione dei 60 anni dei trattati di Roma. Oggi l'Europa appare quasi ripiegata su se stessa, ma ha ammonito: nessun ritorno alle sovranità nazionali potrà garantire ai cittadini europei pace, stabilità, benessere e prosperità. Arrestato questa mattina dai carabinieri il superlatitante Santo Bottari, ritenuto la mente della strage di Duisburg in Germania. Ricercato da 8 anni, si nascondeva in un bunker a Benestare, vicino Reggio Calabria. I giovani di oggi riusciranno a essere autonomi soltanto a 40 anni. È l'allarme lanciato da uno studio della Fondazione Visentini. E la prospettiva per i ragazzi di domani non è migliore. Nel 2030, infatti, serviranno 28 anni per rendersi autonomi, il che significa intorno ai 50 anni. E l'Italia è tra i paesi messi peggio, al penultimo posto in Europa per equità intergenerazionale. Peggio di noi soltanto la Grecia. Buone notizie per i fan dei Coldplay che non erano riusciti ad accaparrarsi un biglietto per il concerto di Milano. Da domani saranno infatti in vendita nuovi biglietti per le date del 3 e 4 luglio a San Siro. Il limite di acquisto sarà di 6 tagliandi alla volta. Era proprio in occasione del concerto dei Coldplay, infatti, che era scoppiato il caso dei secondary ticketing. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci.